Ciao a tutti amici dall'animo e dal pollice verde, sono Chiara e vi do il benvenuto o il ben ritrovati qui sul canale YouTube di Verdi e Contenti. Verdi e Contenti è tante cose, nasce come evento, ma poi si sviluppa nel mondo del web appunto con un condominio verde dove appunto ci scambiamo consigli dai più esperti come quelli che oggi chiederemo qua a Aaron del Vivaio Pungivendolo, a quelli che appunto che ci scambiamo amatoriali tra di noi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Verdi e Contenti in maniera tale che sarete sempre aggiornati quando caricheremo nuovi video e quindi ci saranno delle novità. Oggi sono venuta qui a Bagnaia a trovare appunto un grande amico, il vivaio il Ciao a Pungivendolo. tutti. Il Pungivendolo, come potrete capire già dal nome, è un vivaio specifico, ovvero un vivaio che si occupa della produzione, quindi di collezioni di piante Grazie, grasse e succulente. succulente. E proprio oggi Aaron ci parlerà di una pianta molto particolare che a me ha affascinato tantissimo. Abbiamo qua un esemplare che si chiama appunto Mirtillo Mirtillo cactus. cactus. Dicci tutto, a te la parola, Aaron. Questo nome perché è una pianta che innanzitutto, come potete vedere, vedere un po' meglio, è veramente molto bella con questa forma a ventaglio che la contraddistingue. Mirtillo cactus perché va in fiore questa pianta, quindi è una pianta che fiorisce come tutte le altre piante grasse. Perfetto. Il suo fiore è piccolino sul giallo, non enorme, non così appariscente come gli altri, però fatto il fiore fruttifica, fa un frutto, una bacca simile al mirtillo, anche commestibile, quindi anche molto buono e dolce, e da qui il nome, il mirtillo cactus appunto. Perfetto, però non la mangiate, se non siete sicuri della pianta, voi ricordatevi che è meglio non provarci, ok? Questo noi lo sappiamo, però magari evitiamo, va Evitiamo. bene? Ok, io voglio sapere una cosa, quindi crescono e hanno delle forme, cioè. Sì, così particolari, diciamo che la crescita, proprio perché questa forma qua è un po' più lenta di una forma normale, perché ricordiamo, questo Mirtillocactus è una forma crestata, quindi è una mutazione genetica naturale. Che avviene perché? Perché il meristema, che appunto è la cellula che fa crescere le piante in altezza, si moltiplica per un qualsiasi motivo, una puntura di un insetto, una caduta, una malattia della pianta, Ok. quindi si moltiplica. Al posto di una cellula diventano 10, 100, 500 cellule, cresce più parti della pianta e fa questa forma che in gergo si chiama crestata, quindi Ah, ho appunto questa capito. forma a ventaglio. E per la cura? Cioè la curiamo Cura come. come le altre, nel senso che è una pianta molto resistente perché è comunque un cactus messicano, quindi non ha tante difficoltà, quindi innaffiature di rado abbondanti, posto molto luminoso, quello è fondamentale. Inverno meglio in casa. Non è una pianta che soffre il freddo, ma vi si macchierebbe, è un peccato macchiare una pianta del genere. Però, e questo, per esempio, questo esemplare che ho qua davanti, più o meno Più o quanto è? meno è una pianta che ha 7-8 anni. 7-8 anni, perfetto. E invece qua voi non la vedete, ma ce n'è questa Ce n'è piccolina, guardate un'altra. che carina. Qui si vede meglio questo effetto crestato, Sì, ma vero. non, ma è della stessa famiglia? La famiglia è la stessa, è anche un Mirtillocactus, anche quello là. Quella è una specie diversa, però, una Ok. cultivar, diciamo. Quella è la varietà Strictus, si chiama, perché la Strictus. cresta che voi vedete, quindi la sezione, è molto più stretta, molto più piccolina e molto più Ok. arricciata. Quindi, da qui questo nome. Non rimane con la sezione così grande, così lineare come Come questa qua, cresta. Perfetto. è molto più contorta, mira un corallo. E questa invece quanti anni ha? Ve la faccio vedere Questa è una meglio. pianta che c'è un paio d'anni. È più picciolina, piccolina. Perfetto, perfetto. Insomma, diciamo che il Mirtillo cactus si presta per avere una piccola collezione perché cambia nelle forme Sì, con il diciamo che è tempo, molto insomma. singolare, quindi è una pianta che cambia poi la forma da specie a specie, insomma, da pianta a pianta, quindi ognuno ha la sua forma, ognuno ha il suo movimento particolare. Perfetto, noi ringraziamo Aaron e vi ricordo che se volete diventare dei collezionisti di piante grasse e succulente potete trovarle sul loro sito internet e contattarli sui vostri canali, sui loro canali social. Il Pungivendolo vi daranno tutti i consigli necessari, ma vi sapranno anche indicare quelle che sono le varietà e le Le specie specie più migliori, insomma particolari più anche, sì. Delle particolari, perché ovviamente qui andiamo a cercare proprio delle piccole chicchette, chicche. botaniche. Se questo video vi è piaciuto, lasciate il vostro like e condividetelo con i vostri amici green. Per qualunque dubbio o domanda tecnica, io vi consiglio di contattare il vivaio del Pungivendolo. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao!